Un buon pomeriggio, buon sabato soprattutto e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che oggi apriamo con la nostra consueta finestra esterna, siamo a Chieti da Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Un buon pomeriggio che ovviamente eh, allargo anche al primo cittadino di Chieti, Umberto eh, Di Primio, primo cittadino eh, ancora per poco, buon pomeriggio sindaco, eh, perché insomma eh, passata l'emergenza Covid poi tra qualche mese insomma, si parlerà eh, di elezioni amministrative. Buon pomeriggio ad entrambi. Paolo. Buon pomeriggio ad entr Grazie, grazie Jacopo, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Hai detto bene, hai ricordato, l'abbiamo visto d'altronde lo vedono i nostri telespettatori in video il primo cittadino di Chieti Umberto Di Primi. Allora eh, diceva il collega da studio sindaco per qualche altro mese, eh, in autunno si dovrebbe andare al voto, probabilmente il 20 settembre con questo Election Day, a meno di ehm, ulteriori slittamenti, però eh, c'è eh, tanto ancora da fare il sindaco Di Primio... Ha tanto lavoro ancora da portare a termine per la sua città. Eh, proprio sulla stampa oggi ehm, si leggeva che eh, a breve partiranno a Chieti ben 14 cantieri, soprattutto parliamo di San Giustino, ma anche della nuova Scala Mobile. Quindi di lavoro ce n'è tanto da fare ancora. Sì, grazie. È, una, come dire, è, è un lascito che noi avevamo preparato per coloro che eh, sarebbero arrivati dopo di noi già adesso, a maggio. Eh, L'emergenza sanitaria ha spostato le elezioni, gravandoci, lo dico. Eh, con la speranza di non essere frainteso ma questi mesi in più eh, sono per davvero pesanti perché dopo dieci anni eh, noi tutti io per primo eh, mi aspettavo di poter tornare eh, a fare una vita quasi normale insomma eh, per se tale si può considerare quella dell'avvocato ma eh, la verità è che questi lavori che partiranno sono anche l'effetto di una programmazione durata nel tempo che abbiamo curato in questi anni che abbiamo soprattutto avuto modo di curare con eh, altre amministrazioni perché tutti i soldi che arriveranno, parliamo di 80 milioni di euro, sono soldi che arrivano dall'Europa o dal governo nazionale. Quindi un'importante fase di progettazione prima, una attenta e capace attività di captazione delle risorse e oggi finalmente iniziano a vedere la luce i cantieri. Lei diceva prima eh, dovrei tornare, potevo tornare ad una vita quasi normale se non ci fosse stata questa emergenza sanitaria, però resterà eh, nella storia della città di Chieti che insomma questa emergenza, questa pandemia è stata gestita con Umberto di primo Sindaco. Cosa le resta di quello che è accaduto in questi due o tre mesi, anche se eh, la vera e propria emergenza non è ancora finita, siamo nella fase 2, ma sono stati mesi eh, difficilissimi per tutti. Sì, sono stati mesi difficili, mesi difficili perché li abbiamo, abbiamo dovuto gestire qualcosa alla quale non eravamo abituati, non eravamo preparati. Eh, gestire da un comune le eh, criticità sanitarie è difficilissimo, è stato difficilissimo soprattutto gestire eh, i eh, problemi umani che sono stati eh, in qualche modo generati da questa pandemia, mi riferisco alle persone eh, positive, alle persone in quarantena, a coloro che avevano paura di quello che stava eh, succedendo e che io ho personalmente contattato. Per cercare almeno di far sentire la vicinanza delle istituzioni. È stato difficile gestire i servizi, sarà ancora più difficile. Ha ragione Lei. Eh, il successivo passo perché oggi la riapertura, la fase 2, eh, il rilancio eh, sono elementi di assoluta positività, ma la verità è che la gente in questi due mesi ha pagato un prezzo altissimo. Parlo delle aziende, parlo eh, di coloro che non avevano un lavoro dipendente e quindi non hanno eh, potuto percepire uno stipendio, parlo di eh, dei ristoratori, di, degli artigiani, eh, del, di coloro che hanno un'attività di parrucchiere piuttosto che di, di estetista, insomma tutti quanti in questi due mesi hanno avuto, sono stati costretti a star chiusi e adesso ripartono sì ma con le regole, quindi con una minore possibilità di fare e soprattutto troveranno una, eh, una società, una comunità comunque impoverita da due mesi di blocco. Chi prenderà il suo posto, il nuovo primo cittadino di Chieti, tra qualche mese dovrà fare i conti diciamo, con le conseguenze di questa pandemia, perché probabilmente ora si stanno avvertendo solo in maniera limitata eh, i disagi, i problemi e soprattutto le ristrettezze economiche che una pandemia porta. Questo è vero, però devo anche dire, lo dico oggi a qualche mese di distanza da quelle che saranno le elezioni, ma lo, lo, sono pronto a riaffermarlo e a riconfrontarmi con chiunque su questo. Chi arriverà dopo di noi però dovrà sol, non soltanto i 40 milioni immediati, gli 80 milioni nel complesso di lavori da eh, gestire, ma avrà anche un comune risanato, perché abbiamo fatto delle straordinarie operazioni, anche molto oculate sotto il profilo economico-finanziario, per far reggere in piedi il comune. Il il bilancio approvato col parere positivo è solo un esempio di come in questi, in questi anni, in questi ultimi anni su cinque anni insomma soprattutto abbiamo lavorato perché il Comune avesse i conti in regola, ci sono le difficoltà, ci sono i problemi legati alle entrate che non vi erano qualche mese fa, ancor più oggi con il problema eh, pandemico, eh, ma eh, stiamo anche lavorando su un'opportunità che ci viene data dal Governo in questo momento che è quella di una eh, generale rinegoziazione di tutti i nostri, eh, i nostri debiti e quindi con una rinegoziazione di, di quelli che sono i debiti che oggi non abbiamo potremmo arrivare a, a rendere il nostro bilancio ancora più leggero, spalmandoli in un arco di tempo più lungo. Questo vuol dire per la prossima amministrazione non avere i guai che ho avuto io in dieci anni, ma avere mano libera per poter lavorare, per poter investire. Lei ha ricordato, e poi eh, ovviamente coinvolgeremo anche Jacopo Forcella per qualche domanda da studio, eh, ha citato proprio l'approvazione del bilancio di pochissimi giorni fa, resta però la frattura con i consiglieri di Forza Italia perché questo bilancio è stato approvato senza i voti dei consiglieri di Forza Italia. Forza Italia e Fratelli d'Italia di cui lei fa parte governano sono al governo della regione. A Chieti continuano ad esserci problemi all'interno del centrodestra. Perché molti continuano a chiedere? Intanto perché il centrodestra è autolesionista. Cinque anni fa, quando io mi sono candidato, gli stessi che oggi non votano il bilancio erano tra coloro che non volevano la mia candidatura perché la ritenevano perdente. Ho dimostrato a loro e a tutti che eh, non soltanto era vincente, ma era una candidatura eh, voluta dalle persone, evidentemente. Eh, C'è purtroppo questo problema con Forza Italia, ma che è un problema che deve essere risolto. Lo dico eh, da dirigente di eh, Fratelli d'Italia, eh, non è tollerabile che ci sia eh, un posto al sole in regione per chi è di Forza Italia e poi debbano esserci strali e pioggia, eh, diluvio per le amministrazioni comunali dove eh, Forza Italia eh, governa con il centrodestra. Eh, se non ci sono ragioni reali, e eh, non ce ne sono in questa città, perché eh, si abbia un atteggiamento di opposizione come quello che ha Forza Italia nella nostra città, ci hanno fatto perdere quasi un anno con i picci dello scorso, dello scorso giugno del 2019, eh, io credo che non si possa... Eh, tollerare, quindi eh, bisogna arrivare a far sì che eh, le normali, eh, posizioni distanti in qualche modo non, ti, non, non divengano conflitto, eh, bisogna cercare di appianare laddove è possibile, ma bisogna capire che il bene superiore, il bene per i cittadini, per la città, per la comunità che si amministra eh, deve andare oltre le bandierine. Questo io spero che lo comprendano e laddove non fosse eh, immediatamente compreso faremo in modo di aiutarli a capirlo. Iacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto di nuovo buon pomeriggio sindaco e allora a proposito di non voler mettere bandierine le chiedo, qualcuno nell'opposizione regionale, anche l'ex assessora sanità Silvio Polucci è un po' tirato le orecchie al governo regionale perché insomma il presidio di Chieti o comunque la città di Chieti dal punto di vista sanitario eh, è, mh, dice in quel caso è stata un po' penalizzata nel momento in cui nel post emergenza covid poi si è di fatto usciti dall'emergenza e si è dovuto ridisegnare ri, eh, ri, ricomporre i giochi, i giochi di forza. Lei è d'accordo sul fatto che Chieti il Santissimo Annunziato comunque eh, la città di Chieti sia stata, esca un po' penalizzata da questa quest emergenza? La città di Chieti e la sanità bruzzese escono penalizzate dalle manie di grandezza dell'ex presidente della giunta regionale e di chi in qualche modo ha consentito a lui di fare eh, proclami da, eh, come dire, da megalomane e non progetti da governatore. E quindi mi riferisco anche l'ex all assessore, assessore alla, alla sanità. Se oggi noi paghiamo in qualche modo ancora la necessità di dover fare i conti con un piano di rientro eh, presso il Ministero della Sanità, Salute il MEF è perché chi ha programmato la sanità eh, nell'amministrazione di centrosinistra non è stato capace di farlo. Vi era l'appostazione di eh, eh, milioni di euro che poi in realtà non esistevano, eh, vi è una errata appostazione di eh, milioni di euro nella sanità abruzzese che oggi dobbiamo mettere a posto. Soltanto ieri ho avuto una riunione con il presidente della, della giunta Marsilio, con l'assessore Verì, con il manager della AS di Chieti, con il direttore regionale. Del della sanità eh, per discutere della situazione di Chieti e di quello che dovrà essere il futuro. C'è da risolvere innanzitutto il problema del project, quel project eh, stramilionario che eh, pesava, eh, sul, eh, sarebbe pesato sugli abruzzesi se non eh, fosse stato in qualche modo ridimensionato, adesso vediamo che cosa si dovrà fare. Io lo dico, eh, non mi contraddico quando eh, oggi affermo che il project se non è sostenibile non va fatto, perché ho sempre affermato che eh, qualunque investimento sulla mia città era un investimento che avrebbe trovato il Comune pronto a collaborare, eh, il project piuttosto che un'altra forma di investimento, ma eh, se quel progetto non è eh, finanziariamente sostenibile se gli abruzzesi dovessero essere costretti a pagare più di quel che è dovuto per sostenere un progetto di un megalomane, io dico che quel progetto non va fatto, questo non corrisponde a dire non facciamo investimenti proprio per questo ieri ci siamo visti, abbiamo discusso su progetti nuovi e su nuova progettualità. Per il Presidio di Chieti, ma per l'intera ASL eh, di Lanciano Vasto Chieti, e il nostro eh, intento è quello di fare in modo che arrivino soldi veri sulla eh, struttura sanitaria di Chieti, che ci sia un'attenzione nei confronti degli altri ospedali del territorio della nostra ASL e soprattutto che ci sia certezza su quello che deve essere fatto. E questo è quello che un po' eh, abbiamo ieri eh, messo come cappello fondamentale alla discussione su, anche sull'edilizia sanitaria che riguarda la nostra città. Ci saranno interventi a breve, la settimana prossima la regione eh, dirà la sua sul vecchio project eh, targato centrosinistra eh, e soprattutto dirà la sua su quella che è la nuova programmazione. Oggi non anticipo eh, quel che ieri abbiamo detto per una questione di correttezza nei confronti di chi ieri sedeva al tavolo con me e ha la, la potestà di, eh, di poter eh, annunciare e ha anche il diritto di dover annunciare queste cose ai cittadini abruzzesi eh, però devo dire, posso dire posso affermare con estrema tranquillità che la soluzione ai vecchi problemi ereditati eh, sull'ospedale di Chieti finalmente eh, verrà data e verrà data nelle prossime settimane eh, sindaco, le faccio le ultime due considerazioni eh, la prima eh, che cosa, eh, qual è il consiglio che si sente di dare ex ante, non ex exante a chi la succederà nel ruolo di primo cittadino di Chieti. Qual è la cosa di cui certamente si dovrà occupare? Che lei ovviamente non ha fatto in tempo anche causa emergenza in quest'ultimo periodo ad occuparsi. Ma io credo che ci siano. Intanto c'è una cosa che devo dire a chi si appresta a fare. Questo mestiere per cinque anni, eh, o per dieci, per, per quanto insomma, vorrà e il popolo gli permetterà di fare, e io ho avuto la fortuna di farlo per dieci anni. Ma io credo che la prima cosa sia amare la città. Il ruolo del sindaco non è un ruolo politico, il ruolo del sindaco è il ruolo di un amministratore che deve sentire innanzitutto sotto i propri piedi tutte le buche della città e sentire nel proprio cuore tutti i problemi della città. Io questo credo di averlo fatto in un modo assoluto e totale. Eh, forse ho perso qualche chance politica, ma la mia coscienza mi dice che eh, ho fatto quel che era giusto fare eh, in quel ruolo che è quello da sindaco. Quindi la prima cosa che io eh, auspico che possa appartenere a chi verrà dopo di me. Che... Per quel che mi riguarda, spero sia ovviamente un sindaco di centrodestra, eh, quello che io auspico è che ci sia questa stessa attenzione per la città, che non ha bisogno di colori, non ha bisogno neppure eh, di eh, appartenere necessariamente ad un soggetto, deve appartenere a chiunque decida di candidarsi a sindaco e soprattutto dovrà essere il motivo di eh, vita di chi farà il sindaco. Le cose che consegno invece amministrativamente oggi, per eh, quando sarà, eh, innanzitutto bisogna. A curare il Comune. Il Comune è una macchina eh, importante ma che ha bisogno di tantissima manutenzione. Mi riferisco al personale. Il Comune oggi paga, nostro, come tutti gli altri comuni italiani, ma mi occupo del mio, eh, paga un gravissimo problema che è quello della carenza di personale. Noi abbiamo eh, meno della metà del personale che per legge dovrebbe essere assunto. Colpa delle scellerate leggi sul blocco del turnover, eh, colpa di una impossibilità di assumere. Colpa anche di una serie di tagli che in in questi anni è valsa eh, qualcosa come qualche miliardo di euro pagati dai comuni per coprire i buchi dello Stato. Eh, altro, altra questione è quella di eh, portare avanti i progetti che sono avviati. Eh, lo dico sapendo che lo faranno. Chiunque eh, verrà farà eh, in modo che i progetti vadano avanti, lo dice anche la legge, non possono bloccarli, perderemo i finanziamenti e perderemo, e perderemo delle chance, ma io credo che eh, raddoppiare il parcheggio di Via Gran Sasso, una gara che chiuderemo... Nelle prossime, nelle prossime settimane e, e affideremo i lavori entro l'estate. Eh, fare sì che il raddoppio ci sia, quindi il centro storico abbia un importante eh, parcheggio eh, anche in termini di numeri. Eh, rifare totalmente la scala mobile, cioè demolire l'attuale scala mobile e eh, ricostruire quella nuova. Finalmente realizzare Piazza San Giustino, che mai è stata una vera piazza, perché nell'Ottocento era il, ehm, il terminal l'arrivo eh, del tram, poi negli anni. È stata parcheggio, ma mai è stata la piazza dove hanno sede eh, le, le, le tre principali, eh, come dire, istituzioni della città: eh, il Tribunale, la Chiesa Madre e eh, il Comune. Quindi, io penso che la cosa più importante sia proprio quella di portare avanti questi lavori. E poi, io eh, spero per davvero. Che eh, chi eh, succederà alla nostra amministrazione abbia la stessa capacità che abbiamo avuto noi di dialogare con tutti. Eh, la dimostrazione lo sono i finanziamenti che noi abbiamo ottenuto: che il governo fosse di centrodestra, che il governo fosse di centrosinistra, i buoni progetti e l'attenzione e la, soprattutto costanza ad andare a Roma e non a fare il sindaco seduto eh, su una poltrona a lungo Corso Maruccino, eh, ci ha consentito di avere questi 80 milioni di euro che si trasformeranno in opere per la città. L'ultimissima davvero domanda personale risposta flash, visto che tra un po' tornerà a fare l'avvocato, la, si è già abituata alla giustizia online, era già pronto, che tipo di giustizia si aspetta quando ricomincerà? <ride> Non ho mai smesso in realtà di fare l'avvocato perché eh, per scelta personale non ho mai rinunciato ad andare in studio in questi dieci anni e non ho nemmeno mai rinunciato a fare l'avvocato. Certo in modo ridotto rispetto a quando eh, facevo, solo, facevo solo quello. Eh, la giustizia online credo che sia eh, per quanto non mi piaccia eh, perché un'udienza attraverso una, una webcam non, non è uguale all'udienza che si può vivere in tribunale. Sentire l'odore eh, dell'aula di Tribunale, eh, avere davanti quel codice, quelle carte eh, anche in un'era digitale credo che sia fondamentale per svolgere la nostra di, di professione. Eh, però ritengo che eh, ci sia per davvero ormai una evoluzione dal processo eh, civile telematico di qualche, di qualche anno fa, fino a questa forma eh, di eh, quasi obbligata eh, di celebrazione dei processi eh, da, eh, da remoto. Eh, io credo che questo sia ormai eh, l'abbrivio che è stato preso eh, al di là dell'emergenza si continuerà, eh, ci trovo anche qualcosa di positivo perché è evidente che oggi grazie alla, soprattutto alla digitalizzazione eh, del, del processo noi riusciamo anche a lavorare in modo più immediato più veloce, eh, tra l'altro eh, bisogna anche registrare una diminuzione di personale all'interno degli uffici giudiziari, altra cosa che dovrebbe essere presa a cuore dal governo e questo è uno degli elementi più importanti perché i giudici eh, hanno bisogno di strutture per poter poi anche svolgere bene il loro, loro dimestiere. Eh, noi abbiamo bisogno di risposte immediate come avvocati se vogliamo essere una delle parti del processo, così come eh, della giustizia, così come la Costituzione indica. Grazie Sindaco, buon lavoro ovviamente. Grazie, eh, Grazie a voi, Paolo. Sì, grazie, grazie a te Jacopo anche per queste domande, soprattutto quella sulla sanità teatina che è sempre un argomento eh, molto caro al sindaco di eh, Chieti, grazie ancora al sindaco Umberto Di Primio che dal suo studio oggi ci ha ospitato per questo collegamento abbiamo tolto qualche minuto la famiglia perché è sabato insomma... avete anche assistito alle telefonate dei miei figli che mi esatto, abbiamo anche assistito alla telefonata con la figlioletta, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, da Chieti è tutto, linea che può tornare a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente deci. al sindaco di grazie. Chieti Umberto grazie. Di Primo.